scelta che forse non ci voleva, anche perché hanno perso sia il Teramo che la Casertana, e poi lasciare tre punti così sul campo con un rigore, con un tuffo, dà anche un po' fastidio. Ma il rigore mi è sembrato netto, non so che cosa sembra un tuffo. Ma io questo non l'ho notato, io ho visto che il nostro giocatore è andato troppo aggressivo sulla palla e avrebbe dovuto temporeggiare. Quindi è stato comunque, adesso al di là che il giocatore avversario si può essere buttato, io questo non l'ho notato. Di sicuro questo ha condizionato un pochino il risultato e la partita, perché fino a quel punto noi stavamo bene in campo e stavamo facendo una buona partita. E credo che comunque una buona partita, per quello che riguarda perlomeno lo stare in campo e l'impegno, e insomma anche dal punto di vista tattico abbiamo fatto nel secondo tempo un'ottima partita, al di là che poi si faceva un po' fatica a gestire la palla perché il campo magari non era eccellente oggi, e quindi chi doveva in quel caso attaccare aveva qualche difficoltà in più, però la squadra ha fatto il proprio meglio. Chiaramente è mancato un pochino nella parte conclusiva, quando invece avremmo dovuto magari o potuto magari trovare qualche soluzione per impensierire il loro portiere, invece abbiamo concluso poco, anche perché sono stati bravi anche loro, dato che loro si chiamano Foggia e non nessuno. Quindi questa partita insomma chiaramente ci lascia un po' di rammarico, perché l'abbiamo persa e perché magari avremmo potuto non perderla se fossimo stati un pochino più attenti. Dal taccuino non abbiamo notato niente di particolare né da parte del Foggia né da parte del Covenza. Forse è una partita più giusta se finiva sullo 0-0. Per noi che abbiamo perso di sicuro era meglio, non giusto, perché magari il Foggia non ha rubato nulla, ci mancherebbe. Però è stata una partita di sicuro, credo, molto equilibrata, dove magari l'episodio avrebbe potuto condizionarla e noi purtroppo l'abbiamo avuto negativo anche per qualche nostro errore. E però, ripeto, credo che sia stata una partita equilibrata dove noi l'abbiamo fatta bene, quindi oggi non c'è nulla da dire. Se è perso ci può stare che perdi, ma la partita è stata fatta secondo me. A lei non piace parlare di singoli, noi abbiamo visto sottotono oggi a Sante De Angelis, problemi forse di adattamento a questo tipo di terreno? Ma no, io non ho visto sottotono questi due giocatori, ho visto una squadra che comunque è stata sempre in partita, dove è vero che a volte spicca in positivo o magari in negativo qualche giocatore, ma tutta la squadra ha fatto del proprio meglio, anche chi è subentrato. E quindi dobbiamo solo pensare alla prossima partita, perché questa non è stata una partita tra quelle fatte male, secondo me. Sì, un capitolo chiuso, ma forse il rammarico di aver fatto una buona partita e poi lasciare tutti e tre i punti qui fuori casa. Sì, in effetti noi credo, senza togliere nulla a loro, che magari se questa partita fosse magari finita in parità o magari non avremmo fatto la situazione, non avremmo preso il gol sul rigore, dove abbiamo già detto che insomma qualcosa abbiamo da ridirci, probabilmente questa era una partita difficile per tutte e due le squadre. È chiaro che noi, prendendo gol, abbiamo dovuto fare la cosa più complicata, che era quella di attaccare e non dare neanche ripartenza a loro, quindi su questo siamo anche lì stati abbastanza bravi, pur se loro qualche contropiede nella parte finale l'hanno avuto, ma comunque non era neanche facile non dare con tutti gli attaccanti, con i terzini molto alti, con a volte i difensori che venivano pure a giocare, non era neanche facile non dare neanche un contropiede. Calderino ci tocca una botta un occhio, come sta? Non lo so in questo momento come sta, di sicuro lui dovrà fare qualche accertamento, addirittura forse qui a Foggia, perché lui è uscito perché non vedeva bene e tuttora non sta benissimo, ma credo che non sia nulla di grave, quindi non c'è. Si rigioca fra 5 giorni col Messina, poi Poggi Bonzi, due partite in casa, la possibilità di chiudere definitivamente questo campionato? Ma noi, al di là di chiudere il campionato, dobbiamo fare il nostro campionato, che è fatto ancora di tante partite e ancora di tante prestazioni che bisogna fare bene. Abbiamo già detto che per quello che riguarda il discorso salvezza, noi con le due ultime vittorie di Melfi e con l'Aversa in casa
abbiamo virtualmente chiuso il cerchio, pur se probabilmente la matematica non la puoi avere adesso, e adesso stiamo giocando per fare del nostro meglio per arrivare tra le prime. Questo in questo momento è il nostro obiettivo, fermo restando che chiaramente la matematica non c'è, però ce la sentiamo.